sindaco della lista Cerisana al centro, nella sua qualità di assessore si propose di partecipare al concorso I Borghi Più Belli d'Italia. Siete a conoscenza del risultato? Certo che no, una sconfitta dovuta alla decadenza del paese, all'assassinio del Festival delle Serre. Benito questo da suddividere in parti uguali, col suo predecessore candidato nell'altra lista e il suo successore, il sindaco uscente, il quale ha delegato il tutto ad improbabili direttori artistici. Noi punteremo ancora una volta sul Festival, ma non ci investiremo tutti i soldi del bilancio come fatto nel quinquennio 2001-2006. Tanto da essere oggetto di attenzione della magistratura contabile, snaturando finanche un format consolidato e di successo, con l'accanimento nel depredare il paese dal circuito dei visitatori. Niente Gesa a Pianolungo, niente teatro più avanti, tutto al Sersale per favorire le attività che occasionalmente erano sorte nel palazzo. Un affare, non c'è che dire, ma per pochi ovviamente. In questi 10 anni il disastro del festival si è riverberato sull'immagine del paese. Abbiamo perso posizioni, abbiamo perso la leadership regionale dell'offerta culturale. Appunto, una leadership che ci ha consentito di attirare l'attenzione sul nostro paese degli investitori e delle istituzioni superiori. Il festival faceva parte di un segmento ampio di azione amministrativa. Non era un'attività fino a se stessa come le tante che hanno sottratto risorse importanti al nostro bilancio per foraggiare i soliti noti, qualche amico, forse qualche parente. Il festival interpretava la filosofia del paese, di una qualità amministrativa alta, eccellente, non comune. Il festival aveva posto Cerisano su un gradino più alto, appunto un'eccellenza, ripeto, indiscussa che andava sostenuto. Mi riempie d'orgoglio e nello stesso tempo di una grande amarezza l'incoraggiamento che proviene dal mondo del teatro, della musica, delle arti e della cultura quando mi chiedono di vincere le elezioni per ridare splendore al festival. L'orgoglio per un riconoscimento personale rimasto intatto dopo 10 anni di assenza e la tristezza però nel vedere una creatura che abbiamo fatto nascere e che abbiamo allevato con paterna cura essere giudicati in modo negativo dagli amici del festival e dagli addetti ai lavori. Ho detto e ribadisco ancora che il nostro festival inizierà il 3 di settembre e si concluderà l'11. Questa nostra certezza ha dato fastidio, ha irritato il candidato della Grigia Primavera. Lui vuole capire prima e poi casomai operare. Noi riteniamo, anche per l'esperienza maturata, di sapere con certezza fin da dove possiamo spingerci e siamo pronti ad operare fin dal giorno dopo il risultato elettorale. In tanti mi chiamano artisti di tutta Italia, disponibili in segno di solidarietà per contribuire alla risurrezione del Festival delle Serre. Anche a gratis, potete starne certi. La nostra storia è sinonimo di garanzia. Ricostruiremo il teatro del Gesi Pianolungo e il teatro che avevamo intitolato ad Antonio Saccoman, un ragazzo che spassionatamente ci aiutò a vestire quello spazio teatrale con Marcio Cresciano. Saremo in grado di far rivivere il centro storico, le piazze, gli slanchi. Riporteremo a Cirisano quel serpentone umano che si snodava fra la piazza Azzurra e il Palazzo Sersale. Ecco, il Palazzo Sessale, altro segmento importante della nostra azione amministrativa, mortificato, mal utilizzato, sottratto a Cerisano e ai cerisanesi, regalato ad un privato senza nessuna ragione giustificabile. Il Palazzo Sessale, quell'antica residenza patrizia declassata al refettorio, erano ben altre le aspettative per il Palazzo dei Cerisanesi, era altro il potenziale del cinquecentesco manufatto. Ci riapproprieremo dell'antica residenza ducale e ci impegneremo, come abbiamo avuto sempre modo di dimostrare, per rendere il bene produttivo non solo per le finanze municipali, per l'intera economia cerisanese. Il Palazzo Sersale, oggetto di uno studio finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del progetto Leonardo da Vinci, una partnership con 2 organizzazioni di paesi dell'Unione, il Portogallo e l'Irlanda del Nord. Insieme fu redatto un progetto denominato Craft for Intelligence, legato appunto all'artigianato artistico
come incubatore di imprese per formare giovani artigiani e avviarlo all'impresa, un progetto ambizioso che aveva riscosso l'interesse di tutti. Per questo fu finanziato il recupero funzionale di Palazzo del Sale, per la straordinaria intuizione e voglia di realizzazione di quell'amministrazione che amministrò il paese dal 1993 al 2001, per la grande passione di quel sindaco Franco Caputo che si è saputo ritagliare un posto nella storia per tutto quanto ha fatto per il paese, non certo per la roba, ma lista specializzata di mezzi aziendali. 10 anni per trovare il modo di rendere improduttivo il bene più prezioso della comunità. Questo è il successo dei fratelli Greco. Queste le spiccate capacità politiche di Ivan e Franco Loris, che cercano in tutti i modi e a tutti i costi di passarsi il testimone, persino ponendosi come proposta nuova per la guida del paese. Bel coraggio, dopo tutti questi danni. Questa è una solenne promessa. Ridaremo il Sersale ai Cirisanese, ci potete contare. Rimoduleremo e aggiorneremo la nostra vecchia idea. Renderemo lo stabile altamente produttivo per il comune e per l'economia tutta di Cirisano. Vogliamo dare un volto nuovo al paese, vogliamo offrire questo prezioso bene all'università, al conservatorio di musica, alla convegnistica. Vogliamo che il palazzo viva tutti i giorni, che ospiti gente, tanta gente. Vogliamo diventare ancora di nuovo un paese con una qualità della vita migliore, un paese dove vivere, dove allevare i propri figli. Un paese che dovrà prestare la massima attenzione alle nuove famiglie, offrendo loro servizi all'avanguardia, servizi che crediamo siamo in grado di predisporre, perché siamo vicinissimi alle esigenze dei cittadini. A noi non interessa un paese dormitorio, a noi interessa che i nuovi cittadini diventino una parte attiva del contesto sociale del paese, a noi interessa che i nuovi cittadini sentino una parte importante della società cerisanese. Per fare questo bisogna aiutarli a risolvere delle esigenze specifiche dell'organizzazione familiare. Bisogna che ci prendiamo cura dei loro figli in età prescolare. C'è bisogno di costruire una rete di servizi integrati. C'è bisogno di offrire loro tranquillità e sicurezza. C'è bisogno di prelevare i figli porta a porta per andare a scuola. Per via degli orari di lavoro, per accogliere una struttura di prescuola, uno spazio ludico, creativo, prima di accompagnare la scuola stessa, dove troveranno un servizio di mezzavera, di qualità, rispettoso delle esigenze dei bambini e dei ragazzi, che devono, in questa particolare età, sentire che le istituzioni sono vicine ai loro problemi e alla loro esigenza. La scuola, dove tutti noi abbiamo passato 10 anni della nostra esistenza, fra infanzia, primaria e secondaria. Pensate, 10 anni, gli anni della prima formazione, gli anni della crescita, non sostenuti dal comune perché appartenenti ad un modo vecchio e stravecchio di intendere il municipio. In questo modo si costruisce una società migliore. Noi staremo vicini a questo mondo, che è il mondo di tutti, dei bambini e delle loro famiglie. Non ci limiteremo a garantirgli il riscaldamento a scuola. Vorremmo contribuire ad ospitare i nostri studenti in ambienti migliori, attrezzati, all'avanguardia, dove ognuno possa trovare la possibilità di accrescere i saperi e di coltivare i propri interessi. Questo abbiamo saputo fare anche da posizioni diverse da quelle per le quali ci poniamo al giudizio della popolazione. Questo vogliamo fare con maggiore forza se il 15 e il 16 di maggio vorrete offrirci la vostra preferenza. In questo modo si pongono le basi per creare strutture che produrranno reddito e lavoro. In questo modo l'azione amministrativa si pone l'obiettivo di creare occupazione. In questo modo l'azione di governo si pone al servizio dell'intero sistema produttivo del Paese. Un sistema produttivo che ha bisogno di essere sostenuto, con un'attività amministrativa che rende il Paese più competitiva, con l'offerta presente in comuni dell'area urbana. Spesso qualcuno ha creduto che bastava non rispettare gli standard urbanistici per essere aiutato dal comune. Quanto di più falso, quanto di più diabolico, quanto di più distruttivo per se stessi ma soprattutto per gli altri messi fuori mercato da una mancanza di competitività sopraggiunta per comportamenti amministrativi da censurare e condannare che hanno favorito gli uni a svantaggio degli altri. L'impresa locale sarà chiamata a fare rete con il comune per rilanciare il paese e sarà sostenuta perché
Crediamo che senza un'operazione di ripresa di tutte le attività